Telly e Sorelle Nerazzurre, buongiorno a tutti. Io ho pochissimo tempo questa mattina, sto andando al lavoro, quindi non ho avuto, cioè mi sono svegliata, lavata di corsa e sto andando a lavorare. Però volevo fare il video per voi perché faccio pochi video per ora. C'è questa macchina che sta ballando tutta, che fa mo. E faccio pochi video per ora, mi rendo conto, ma è un periodo un po' particolare della mia vita, ci saranno tanti cambiamenti, tante cose che cambieranno e quindi poi vabbè, vi renderò partecipi di tutto ovviamente e quindi sono un po' in aria, quindi per questo sono molto assente ma sempre presente per voi e per la nostra Inter. E se non parlo ancora di X è perché, come ho fatto con Lukaku, ragazzi, lo faccio anche con lui. Quindi, appena arriva, festeggiamo e vi prometto un video al top dove mi metto a ballare lambada, salsa, bachata, merengue, le musiche di carnevale. Farò proprio la pazza isterica farò, assolutamente. Allora, c'è la mia amica qua che ride, ma non capisce che deve stare zitta e non deve ridere perché sto facendo il video e quindi purtroppo la faccio vedere al volo, sta guidando. Eccola qui. E niente, oggi, raga, che vi devo dire? Oggi c'è una partita che comunque dovrebbe essere abbordabile. Mi dispiace soltanto il fatto che sia alle 12, ecco, ho saltato un fosso, alle 12:30 e che quindi io probabilmente non posso vederla. Quindi mi raccomando, aiutatemi voi a sapere di che morte stiamo morendo. Perché per me è fondamentale sapere, ovviamente, questa mi dispiace non poterla vedere. E io credo che l'Inter oggi debba fare 3 punti, perché sennò diventa dura. E giusto adesso, insomma, che ci stiamo ripopolando, ecco, ripopolando. Ho sentito dire a Conte che stanno arrivando i sostituti di altri che vanno via. Quindi ha detto ai giornalisti, state parlando come se stessimo creando il Real Madrid. No, sono d'accordo sotto certi aspetti con Antonio Conte, ma sono d'accordo col fatto che quelli che vengono a sostituire quelli che vanno, ovviamente, sono migliori di quelli che sono andati, sinceramente. Quindi ci siamo rinforzati. Ma il nostro caro allenatore è grandioso nel buttare le mani avanti per non restare indietro. E questa cosa è davvero stratega quale lui è. Quindi mi tolgo il cappello, adesso no perché fa freddo, ma mi tolgo il cappello in senso figurato e vi dico che sono d'accordissimo con quello che ha detto lui. Quindi restiamo con i piedi per terra, siamo ancora la seconda forza insieme alla Lazio, perché la metto in mezzo, più forte del campionato al momento, e perché sono del parere, purtroppo, mio malgrado, che la Juve abbia ancora quel quid in più. E niente, quindi oggi andiamo a vincere alle 12:30 a Mucamon. Un bello pecorino sardo e niente, un bello poco di vinello sardo, ragazzi. E che dirvi? Non sarò sicuramente come tutti gli altri YouTuber che mi metto a parlare ogni giorno, mi metto ogni qualsiasi argomento, anche l'unghia incarnita di Lukaku viene fatta. No, non sono fatta così. E poi volevo dire a tutti quelli che ogni volta dicono che siamo ossessionati da loro, e parlo agli sbiaditi, noi non siamo ossessionati da voi, sbiaditi, lo siete voi, perché io non parlo mai di voi. Adesso vi sto menzionando semplicemente per una motivazione, e cioè quella che praticamente ogni santa volta che io pubblico un post sull'Inter ci siete voi sotto che offendete, insultate, dite cazzate, sfottete. Dico, ma ci sta quando uno parla di, cioè si sfotte, è una cosa bilaterale. Quando diventa unilaterale, monotematica e anche pallosa, non ha proprio senso. Cioè, non vi rendete conto quanto siete a volte patetici?
ve lo dico io, a volte siete patetici, quindi lo Sfottò ci sta, è carino, ma quando non vi si caga, state fuori dalle palle. Ecco, bello così, bello in maniera molto filosofica, carina e gentile, ve l'ho detto. E, fratelli e sorelle nerazzurre, io sono tornata ancora più cazzuta e battagliera di prima. E un bacio grande e fortissimo, io lo mando sempre sul cielo, al mio amico Peppe e a mio nonno che ci guardano dall'alto e che guardano anche l'Inter dall'alto. Un abbraccio fortissimo, lo do a voi. Fratelli e sorelle nerazzurre, ricordatevi sempre, dalla macchina che balla, che la vostra Lucri vi vuole bene e sempre, 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 Forza Inter!